E noi ci spostiamo adesso alla Cittadella dei Musei per una mostra molto particolare di libri molto antichi e molto rari e soprattutto che nessuno aveva mai potuto vedere fino ad oggi. Mauro Scan. Un viaggio lungo la storia della medicina, dai trattati del Cinquecento sino al primo libro scritto dal Nobel Camillo Golgi. Volumi scientifici molto rari che per decenni sono stati sotto chiave e non sono mai stati esposti al pubblico. Oggi compongono la collezione di Giuseppe Sterzi, che tra il 1910 e il 1919 fu il direttore dell'Istituto Anatomico di Cagliari. Gli unici che hanno questo libro, che è un libro che vale moltissimo, perché cosa ha fatto? Che a differenza di quello che ha fatto Golgi, poi Golgi lo imitò anche lui in certo senso, è il primo libro tradotto in francese, cioè fece tradurre dallo spagnolo in francese, aveva già scritto Quindi più facile tre da ve libri, far veicolare facile da far vedere questo fatto, in tutto il e la mondo sua scientifico. teoria divenne la teoria, cioè Golgi rimase molto male, ma alla fine prevalse la teoria del neurone. La collezione esiste grazie al lavoro di Alessandro Riva, ma anche di Beniamino Orrù, che ha trascorso la vita a mettere insieme quella che è diventata la biblioteca biomedica cagliaritana, senza nemmeno sospettare che quei libri non appartenessero all'università. Sterzi, infatti, li aveva lasciati in eredità alla sua famiglia. Ho pensato di essere un ladro perché io per paura che li rubassero questi libri, quando mi sono trovato solo in istituto, li ho inventariati tutti e quindi sono diventati patrimonio dell'università. Se la famiglia decide di regalarli all'università. Regalarli all'Università di Cagliari. Ecco, è stato un regalo grandissimo perché Sterzi era un bibliofilo, saranno probabilmente non li ho contati, ma se contiamo il fatto che ci sono molti libri che qui non ho potuto mettere, perché sono, non so, 25 volumi, 30 volumi, eccetera, eccetera, è una cosa veramente grandiosa, è veramente grandiosa. Tra i volumi spicca un raro atlante donato dalla nipote di Sterzi, Sabrina, ad Alessandro Riva, che più di 50 anni fa comprese l'importanza della collezione. Mostra appunto a che finezza era arrivata l'anatomia in Italia nel 1809. E il latino, che era ancora la lingua della scienza, e questo è il più bello tra i volumi di Caldani. Libri antichi che dialogano con le cere anatomiche esposte in modo permanente nella cittadella. Un'occasione in più per ammirare questi esemplari davvero unici. La collezione Sterzi sarà visitabile fino al 30 aprile.